Un grande saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale del giovedì con House Flipper. Compro case da pazzi. E continuiamo con la nostra avventura con il restauro e l'acquisto delle case. Ovviamente potremo avere anche l'occasione, come è capitato in altri appuntamenti, di trovare case in ottime condizioni, e quindi magari è possibile risparmiare un po' di soldini e quindi poter fare, insomma, qualcosina di buono. E allora, detto questo, continuiamo la nostra avventura. Hi everyone, welcome to our appointment of the week with House Flipper. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous de la semaine avec House Flipper. Allora, ovviamente qua i lavori sono molto minimal. Vediamo cosa ci offre. Ma aspetta un attimo, ho la vaga impressione che è caricato. Vediamo un attimo. Sì, è questo, ok, continua. Ok. Perfetto. Capparocino, allora. Ah no, ok, l'ultima volta abbiamo fatto una missione. Qualcosa del genere. Allora, casa in buono stato, necessità di un rinnovamento, 5 camere da letto, 2 bagni e una cantina molto spaziosa. Forse il nostro ultimo passaggio qua. Mi sa che non abbiamo salvato la partita. Forse per questo che... Ok, allora. No, mi sa che forse non è questa. Andiamo un po'. Ok, iniziamo prima dall'esterno. Le ortiche, ovviamente, come sempre vi consiglio di cominciare sempre dal giardino, anche se, diciamo così, siete avanti con la carriera, perché praticamente vi entreranno punti extra e quindi riuscirete a sbloccare anche altre abilità nel caso del giardinaggio, così come in altri ambiti. E quindi, come sempre, vi consiglio, prima di andare all'interno, date una bella occhiata qui sulla mappetta. Dice che ci sono diverse camere da letto, quindi dobbiamo cercare di farla acquistare alla famiglia, quella lì, la penultima che vedete nel riquadro in basso a sinistra. E quella
È stata l'unica famiglia alla quale al momento non sono riuscito ancora a far acquistare la casa, perché poi andrei a sbloccare degli achievements. E quindi, per chi come me non sa su questo gioco su Steam, sbloccherà e andrebbe a sbloccare ovviamente un po' di succe simpatiche, come dice il mitico Fergus, simpatiche, i mitici amici della Toscana che saluto, e saluto anche il mio amico fraterno Alessio di Siena. Ma ovviamente saluto tutti quanti voi, italiani e non, ma soprattutto a coloro che seguono questo canale e non sono italiani. And so I was talking about a kind of language that is very useful in Tuscany land, and I was saying hello to my friend Alessio from Siena in Tuscany. J'étais en train de parler, j'avais dit un mot en italien avec la prononciation de la Tuscanie, et donc j'ai dit salut à mes amis de la Tuscanie, mais naturellement j'ai dit bonjour à tous, ben, en particulier à vous les followers du canal, que vous ne vous êtes pas italien. Avoue que parler français et anglais, et voilà. And I was forgetting that I was saying hello to all followers of the channel that they are not in Italian, so they do not speak in Italian. And I want to say thank you so much. I am very proud to have you here, and I hope to entertain you in the please in the best way. Willa, tive carissimo, buon pomeriggio, facciamo un bel su. Sei il paesano del mitico Fernbus, allora un conregionale, e ho fatto il saluto, un saluto a tutti voi cari amici toscani. In particolare, come detto prima, agli amici senesi, perché ho passato 2 anni meravigliosi nella terra della Toscana, in quello che una volta si chiamava Granducato di Toscana. Si parte da Firenze, la culla, anzi è la C aspirata, che è veramente complicata a pronunciarla. Bella veramente la Toscana, l'Italia in generale, è veramente una nazione straordinaria. Ma tutto il mondo è bello. E soprattutto se siete di una regione, di una città, dite che l'Italia è bella, ma ovviamente siete campanilisti e quindi dite sempre che la vostra città e la vostra regione è sempre la più bella, anche se ci sono, come dire, piccoli acciacchi o imperfezioni. È importante essere sempre orgogliosi della propria appartenenza. Dico bene, Tiff? Steve, ma questa nickname così bella complessa, ma da dove hai preso spunto? Steve, io poi
Devi sapere che purtroppo il mio inglese non è proprio aggiornatissimo, quindi quando mi metto a parlare in inglese sono quelle gocce di memoria, come canta la mitica Giorgia. È che diciamo più mi esercito e a volte mi vengono le parole, a volte le devo inventare. E comunque, riguardando la parte della casa con la neve, mi sono ricordato che era una sfida di Natale. Infatti, lì abbiamo, ora ho fatto mente locale, abbiamo sostituito le vecchie luci, abbiamo messo anche il camino, quello lì in stile natalizio, e quindi in realtà come missione vi posso confermare che non l'ho mai fatta. Quindi appena poi inizieremo, la prossima volta andremo a fare, quasi sicuramente andremo a fare la missione quella lì della casa sulla neve. Neva, 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 neva. Abbiamo messo una bella turbina a questo tosa erba, taglia erba, che ha la semitrazione e quindi ha il motore, oltre ad alimentare, a far girare la lama, fa anche girare un pochettino le ruote qua, anche se alla fine qua spingo comunque, ogni tanto esce la sp. Ah, ecco. Effettivamente molti dei nostri nickname nascono, diciamo, soprattutto in età un po' più acerba, se così si può dire, nel senso quando siamo ancora un po' verdi e quindi dobbiamo stagionarci. Allora, io qua quasi quasi inizierei già da qua fuori nel frattempo. Ui, Ita, Ita carissimo, buon pomeriggio a te e ben ritrovato. Buona pausa caffè. Eccoci qua. A proposito di caffè, prendiamoci un bel caffè robusto del nostro amico Macho King. Caffè patacca, il caffè che spacca. Esatto, il caffè patacca. OK, allora, decorazioni, ecco, mi mettiamo un bello stagnetto qua, questo qua direi. Allora lo metterei qua. Oppala! Non puoi più, scusami, Ita, non ho capito, perdonami che mi sono perso un passaggio. Non puoi più. Ah, non puoi prendere più caffè. Vabbè, non ti preoccupare. Ci inventeremo qualche altro spot, non ti preoccupare. Effettivamente si potrebbe fare qualcosa. Ah, vabbè. Magari la motivazione, quando almeno me la dici, me lo scrivi in un messaggio privato. Anche perché il Lives, diciamo, preferisco sempre
evitare di persone di parlare di persone che non sono presenti. Ti ha promosso a VIP allora, il mitico Ferbus. Ah, ok. Beh, hai fatto l'esperienza, vista alla fine, tutto sommato, se hai potuto vedere bene, nel canale di Fernbus ci sono fortunatamente per lui persone molto educate, che da questo punto di vista veramente è una cosa buona, che di questi tempi, insomma, si trova sempre qualcuno, diciamo così, diseducato, nel senso che diciamo solo per il fatto che partecipa a una live crede che si può dire di tutto, quando in realtà ci si dimentica che dall'altra parte di una webcam, ma anche i moderatori sono persone, quindi ci vorrebbe, anche se io vorrei dire, ci vuole rispetto per tutti. Il rispetto ovviamente poi diventa reciproco. Ah. A posto. Allora, qua la fontanella l'ho messa. Vediamo se... Comunque non so se hai notato, caro Ita, ma ho le braccia bioniche. Sì, diciamo che... Oh, mo mica ti ho in testa. Diciamo che il moderatore, sì, per come lo intende anche Fern. In effetti gestisce un po' lui, l'accoglienza, tutte queste cose qua. Anche perché diventa un po' complicato riuscire ad andare avanti con la live e quindi interagire con la chat. Quindi è per questo che a volte anche io, diciamo, quando posso, chiedo la collaborazione ai moderatori. Allora, qua gli vorrei mettere la piscina. Piccolino, una bella piscina. Comunque, guarda, non ti preoccupare che Fernbus, da questo punto di vista, è una bravissima persona, quindi glielo puoi pure chiedere. Lui, su queste cose qua, è una persona di gran cuore, quindi ci mancherebbe... Per me c'è... Diciamo che Fernbus, io poi ho iniziato a capire anche il suo meccanismo. È una persona che non chiede, però se vede che tu ti impegni e che dai una mano, ti lascia fare. Infatti pure io sono moderatore, però diciamo che, diciamo a me, titolo ad honorem. Un po' come ho fatto con lui qua. Però quando posso pure io ogni tanto nel suo canale faccio il suo. Però comunque ci sono anche altri moderatori e moderatrici. Però comunque tu gli dici: guarda Fern, vorrei continuare a collaborare nel tuo canale perché mi piacerebbe darti una mano, così così. Quello Fernbus è tranquillo, cioè brave, capisce sicuramente. Sicuramente ti ascolterà. Allora, questa è la siepe. Oh, qua gli facciamo un angolino di privacy. Questa facciamo un po' più alta. Allora, diciamo così. Questa sembra un po' storta. Ecco qua. Allora, ne mettiamo un'altra. Almeno quando stanno qua dietro
Adesso non gli dà fastidio. Vediamo se qua però riesco a... L'ho steccato, giusto. Steccato. Allora, vediamo un po'. Barriera mi pare. Si chiama, vediamo un po'. Barriera. Ah, vedi... E tu gli dici, guarda Fairboss, io vorrei continuare a darti una mano insieme a Dennis. Vedi che quello lo tiene in considerazione. Gli dici, vedi, se mi puoi inserire mi farebbe enormemente piacere. Quello Fairboss è... sa, insomma, valuta sicuramente. Capisce e se ha un'ottima idea di te, che sei una persona seria, sicuramente ti metterà, ti farà continuare l'avventura, la grande avventura con lui. Allora, io questi irrigatori non li ho mai messi, ma funzionano, funzionano veramente. Oh, bello. Aspita, è la prima volta che li metto. Guarda. Bella sta cosa. Oh. Ita, abbiamo scoperto una cosa che non ho mai provato qua. Poi quando uno è... Ah, più pratica sui mezzi informatici, uno comunque chiede sempre un supporto, diciamo così, a chi conosce bene le cose, insomma. Evidentemente loro hanno visto che tu sei una persona molto preparata, quindi hanno affidato a te un po' di compiti, anche se a volte possono risultare un po' difficoltosi, però che la memoria non mi inganna, a meno che insomma sono successe altre cose gravi, diciamo così, nel canale di Fernbus, non ho visto persone comportarsi in maniera non educata, ecco. Ho sempre visto persone, insomma, qualcuno ha fatto un po' diciamo così, quello un po' birbantello, però poi il mitico Fairbus molto gentilmente gli ha detto, guarda, cerca di fare un po' adesso serio, perché il Lives è una cosa seria. Allora, voglio mettere re, vediamo cosa mi esce. Prova a chiedere a Dennis di... Dice, guarda Dennis, vedi se Fern vuole, se sono stato... Dice, guarda, visto che credo di essere stato abbastanza... mi sono stato bene con lui a moderare, chiedi, vedi un pochettino se eventualmente vuole farmi continuare l'avventura con lui. Che a volte diciamo che siamo presi un po' troppo da queste cose, allora magari non riusciamo a non capire, ma a volte siamo troppo distratti, quindi tante cose non riusciamo
a capirla, ecco, diciamo così. Ma no che uno non vuole farlo vedere, ma semplicemente perché diciamo che è un po' complicato gestire lo streaming e poi seguire la chat, insomma è un po' complicato. Però prova a parlare con Dennis e digli che desideri, insomma, le cose come dici, guarda, io vorrei ritornare a far parte dello staff del mitico Fernabus. Vediamo un po' se Sound Alert oggi funziona. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Ah, grazie per aver fatto suonare. Me l'avevo proprio dimenticato. Allora, mo mi piazza ancora qualche lampadina qua fuori. Lampadina qua, i lampioni. Un po' di rosa. Ah, ecco cosa posso mettere. Un bel cespuglio di rose qua. Dove c'è spugno? Eccolo qua. Così. Rosso, rosso. Ecco qua, però ne vorrei mettere anche qualcuno qua. Anzi, quasi quasi mettere i girasoli qua. Mai fatta la recensione girasoli. Eccolo qua, piante. Mo' ne voglio fare una bella. Che qua c'è anche l'irrigatore. Sta a fare la famiglia. Insomma. Diciamo che più o meno. Se mettiamo un po' più qua. Beh, mo spegniamo perché altrimenti qua. Abbiamo irrigato il prato qua, l'erbetto. Domani mattina porto farming. Quindi stasera probabilmente mi anticipo un pochettino di cose, come mi solito fare mentre Fernabus fa la live e mi diverto con lui. Mi continuo i lavori. Allora, qua com'è che si fa? Ecco, allora. Tavolo, eccolo qua, perfetto. Qua c'è spazio. Ah, quasi quasi prenderei la panchina qua.
forse quella singola, vediamo un po' se ci sta. Sì. Ecco qua, è un. E due. Si sono sentiti sound alert. Ita. Qua li ho sentiti da un'altra parte del mare. Ok, perfetto. Che non mi sono arrivati in cuffia, ma mi sono arrivati nelle casse, infatti. Allora. Perfetto. Ok, allora, ma qua però vorrei mettere un. No, qua la siepe ci vuole. Sì. La siepe ci vuole. Mettiamo questa stretta qua. Giustamente. Più o meno un po' di privacy c'è. Ogni tanto capita sta cosa. Allora, un attimo solo che. Allora, mo faccio un attimo una prova e vediamo se funziona. Guarda, puoi aspetta. Devo caricare pure quest'altro sound alert. Ecco, cosa dovevo fare. Ah, eccolo qua, questo mi serviva. Allora, qua però devo mettere un lampioncino perché effettivamente un po' troppo buio, poi. Ui, come dice il mitico Fernbus. Accendi. Ecco qua. Qua dite mettere un po' di sedia sdraio, eccole qua, legno, tutto legno. Dove sorge il sole? Io nel dubbio metto qua. Allora, se c'è un tavolo da giardino, meglio ancora. Legno, vediamo un po' cosa ci esce. Ah, questi sono tutti nuovi mobili. No, questi sono tutti, sì, mobili da interno, quindi. Tavolo pieghevole. Dov'è il tavolo pieghevole? Ah, no, è troppo alto. Ah,
troppo alto là. Allora, qua però devo mettere un po' di giochi per i bambini. Eh sì, perché altrimenti la famiglia Esposito non viene ad abitare qua. Anche se abbiamo messo lo spazio è un po' risicato. Mettiamo qualche altro giochino. Altrimenti qua non riusciremo mai a guadagnare la stima della famiglia Esposito. Esposito, tenda semplice. Ah, ecco cosa mi serviva. Ombrellone, ombrellone, sì. Anche qua. Mettiamolo qua. Voilà. Qua. Ci abbiamo l'ingresso reale. Allora, qua questo spazio è vuoto. È vuota assai. Allora, qua che ci posso mettere? Ah, una pianta. Giusto, non ci ho pensato. Allora, con aria. Ah, ecco, sì. Alto, vediamo un po' quanto è alto questo. Bello. Così la famiglia Esposito sarà lontana dagli occhi indiscreti. Oh, abbiamo cambiato un albero qua. Allora, mo vorrei mettere quella specie di acquario che facciamo così. Adesso chiudiamo un attimo le finestre. Dove potrei metterlo? Che se si apre va a battere là. Quindi io quasi quasi tolgo sta pianta. Non so se si nota, ma il personaggio adesso ha le braccia le braccia di metallo. Qua è diventato un robot, un robot, anzi, come dicono quelli che la pronunciano molto meglio le parole. Allora, il muro d'acqua sarebbero questi qua, questo ondulato mettiamo all'ingresso al posto di quella pianta, oppure questo semplice. Dammi una mano perché sono indeciso da questa cosa qua. Questo qui dici? Ok, dammi conferma, perfetto. Allora, la sabbietta è questa qua più chiara, mi piace. E fra l'altro mi sa questo ci va. Oh, abbiamo il muro d'acqua. Allora, qua l'abbiamo messo. Che ha fatto? Spende le luci. Ui. Allora, una bella aiola piccolina. Lavanda. Mettiamo i fiori di lavanda, che a me piacciono. Un casotto, anzi, non si può dire un casotto, quindi diciamo assai assai. Ah, perché tu ci giochi da console? Caspita, non sapevo che ci fosse anche per console.
vedi che adesso hanno anche aggiornato. Ah, da telefono, beh sì, non possono metterti, diciamo così, le stessissime cose che anche a livello grafico, diciamo, è un po' diverso sicuramente. Mouse flipper, però ce ne sono diversi, eh. Qua metto le rose bianche, come faccio sempre. Lasciamo un po' di spazio. A me ci sono alcune volte ci sono dei cali di fotogrammi, ma sono dovuti al fatto che la risoluzione è alta. Quindi da questo punto di vista è abbastanza normale, anche perché con un'unica scheda grafica devo gestire sia il gioco che lo streaming, e avendo una scheda grafica che è una vecchia 1060, allora ne soffre un pochettino, e quindi tende un pochettino a ridurre i fotogrammi. Ma diciamo che questo computer lo conosco perché la macchina l'ho assemblata io, quindi ho fatto una scelta accurata di tutto l'hardware. Allora, qua è vuoto sto spazio. Devo metterci qualche altra cosa. Ah, il percolato, eccolo qua. Vediamo se ci entra. No. Cosa potrei metterci? Le statue. Le statue. Statuette. Ci ho pensato. Decorazioni. Vediamo un po'. Allora, la fontana l'ho messa. Un pozzo, ah, il pozzo, giusto. Amareno. E qua attorno gli metto pure qualche vasetta. Guarda, Ida, in questo momento avrei dovuto acquistare una scheda grafica la quale si sarebbe dovuta occupare di gestire lo streaming, ma mi sono reso conto che ci sono prezzi proprio non proprio abbordabili, per non dire disumani, quindi per il momento dobbiamo arrangiare così. Poi quando i prezzi ritorneranno un'altra volta decenti, insomma, poi vedrò di sistemare questa situazione, perché poi diventa abbastanza complesso. Io almeno così facendo è vero che metto una scheda grafica in più, però quella mi gestisce prettamente quella, e quindi ipoteticamente dovrei avere una fluidità maggiore e quindi minor calo di frame rate. Allora, siamo entrati in casa. Oh, mamma mia. Sarei aspettato in condizioni peggiori. Siamo fortunati. I7, ma di undicesima generazione. Perché beh, io il processore mio che è di undicesima generazione l'ho acquistata, ma sono stato proprio fortunato perché i prezzi erano ancora decenti.
Devi vedere la risoluzione del monitor. Tipo se si blocca, devi mettere il gioco in finestra. Io per esempio con Ranch Simulator così ho fatto e ho notato che il calo dei fotogrammi si è ridotto dalla metà, dal 50% a un quarto, quindi è ancora buono, ecco, diciamo così. Quindi devi sempre valutare sempre quello che in base a quello che devi fare. Magari tu nel dubbio metti sempre i giochi in finestra, tipo lo metti in 4K, ma in finestra. E vedi, parti con le impostazioni più basse a salire e vedi. Quando trovi le impostazioni con un ottimo rapporto qualità fotogrammi e vedi che sono stabili, allora tu a quel punto il mio consiglio è di fermarti e non andare oltre. Infatti così ho fatto, stessa cosa con questo gioco. Allora, due bagni sono necessari, quindi letto matrimoniale, parete senza grandi buchi, tre pareti, allora, che si è pulito molto bene, quindi due camere da letto non sono sufficienti, siamo in sei, ok, una grande stanza familiare. Ok, quindi più camere da letto. Ti do questo suggerimento perché, detto, per via dei prezzi dell'hardware stanno proprio alle stelle. Oh, ma qua. È qua. Se faccio una stanzetta per ognuno. Che scheda grafica c'hai, Ida? Il brand? Nvidia oppure come si chiama l'altra? La Atiradeon, non so se si chiama così. Mi sono rimasta l'Atiradeon che erano le schede grafiche di. Ah, giusto, AMD. Ok. Ah, perché se era Nvidia più ti potevo dare una mano, però dovrei vedere. Comunque devi vedere sul sito internet del produttore della scheda grafica di fare gli aggiornamenti direttamente da là, di non aspettare che l'app te lo chieda, perché tante volte l'app ti funziona ma non ti soddisfa, diciamo così. E quindi il mio consiglio è quello di andare a cercare manualmente. Ora non so AMD come funziona, però per esempio Nvidia ti dice il tipo di processore, quadro oppure GTX, queste cose qua, e poi ti dice il modello. E tu prova a fare così. Ti consiglio di scaricarli manualmente i driver. E soprattutto disabilita l'aggiornamento dei driver quando ti fa l'aggiornamento di Windows, perché a volte ti butta dei driver che non sono ottimizzati per il gioco, quindi potrebbe un attimino andarti a ridurre le prestazioni del sistema. Ho già fatto da altre app, ma purtroppo riavviene. Allora, tu devi fare una cosa. Aspetta, se ci sta un software, mo ti dico come si chiama. Disk, la camera.
Un attimo su. Allora, mo ti dico questo software che utilizzo pure io che fa la pulizia. Quando fai l'installazione dei driver grafici, ti pulisce dai vecchi driver anche di quelli di Windows e te li metti nuovi. Si chiama DDU. Si scrive così. Che praticamente, aspetta, ma ti metto il link. Un attimo di pazienza, chiedo scusa a voi che state guardando questo video in diretta e anche a voi che lo state guardando in replica. Allora, eccolo qua. Allora, da qua poi devi scegliere nel tuo caso AMD Support. E quando lo devi utilizzare questo programma, devi farlo partire Windows in modalità provvisoria. Poi fai, lo sto guardando qui in monitor, ti apre la schermata e devi selezionare la prima, fai Clean and Restart. Cioè, lui ti pulisce i dei vecchi driver, ti installa quelli nuovi e poi ti fa riavviare il sistema. Infatti, devi. Oh, io quando faccio l'aggiornamento dei driver faccio tutti questi procedimenti qua, proprio per questo fatto qua. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. E 6, ah, e qua stiamo proprio a cavallo, stiamo proprio a cavalluccio, stiamo ottimo. Poi una volta fatto questo, tu lo disinstalli, utilizzi questo programma e disinstalli, poi anzi, scaricati prima i driver, il pacchetto dei driver. Poi dopo, quando hai finito di. Quando hai finito di fare la pulizia con quel programma, riavvi il computer e fai partire l'installazione dei driver. E ti fa un'installazione pulita così, in questo modo qua. E vedrai che non ti andrai a sbattere più tanto la testa. Allora, qua si potrebbe fare. Questo è troppo grande, ma ho un angolo per fare la lavanderia qua. Ok. Allora, iniziamo dalle camere sopra qua. Ah, qua devo ancora pulire. Allora, vedo una macchia qua, dove sta? Ah, ecco, sul mobiletto. Ah, ma qua ci sono proprio passato. Allora, iniziamo a lavare le finestre. Questa qua no. Poi il discorso che ti facevo prima a proposito della scheda grafica che deve gestire il software della diretta, è molto importante installare schede grafiche dello stesso produttore perché c'è il rischio che i driver possano andare in conflitto, o meglio, diciamo che su Windows 95 così funzionava. Per cui ti consiglio di, se tu volessi prendere una scheda grafica però tipo per gestire la DirectX per esempio, allora devi cercare di prenderla sempre dello stesso brand, della stessa marca, perché così
Sei sicuro che non ti vanno in conflitto i driver? O meglio, diciamo per la parte hardware. No, ma queste non sto scherzando, veramente è così, eh. Ovviamente, se tu installi più di una scheda grafica, ovviamente una sola. Con una sola puoi, diciamo così, visualizzarla a monitor. E infatti anche io, quella che ho in DirectX, che mi serve per gestire scusami, la physics, non la visualizzo a monitor perché ovviamente dovrei collegarla, ma il sistema, diciamo così, non sarebbe più performante, ma potrebbe calare di parecchio. Però bisogna ancora aspettare che i prezzi scendano. E mo finché non si va, ritorna a pieno regime qua con le produzioni, tra criptovalute e queste cose qua. Come è capitato, mi pare, nel 2012, credo. Insomma, non ce n'è silicio. Quella, carissimo Fernbus, buon pomeriggio a te. Carissimo, grazie per i bitterozzi. Grazie per i caffè. In questo momento c'è l'amico Ita qua. Bravissimo spadaccino. Un altro bravo moderatore. Ottimo. Cosa porti di bello questa sera? Aspetto Fernbus, allora sta sorpresa mi sa. Secondo me è qualche giochino che mi farà divertire come sempre. È una Kinder sorpresa per caso? Dimmi solo se esce dalle patatine o nel fustino del detersivo questa sorpresa. Io e te possiamo capire e sapere di questa cosa. Chi è, diciamo, un po' più giovinastro o giovincello, non sa di cosa stiamo parlando. Dimmi almeno se gira su gomma oppure se un gioco tipo quello dell'altra sera, quello di ieri sera, spadaccino spadaccino. E tanto erano forti, però quei mostriciattoli là. Mi sa che ci sei quasi. Quella è bella, quella dell'altra sera. Fatto morire da ridere.
giallo, giallo, un azzurrino. Ah, The Sims. Quello pure è forte. Beh, però è anche abbastanza complesso The Sims, questo dobbiamo dirlo. Veramente complicatuccio. Sembra facile, ma non è. Veramente non è facile. Sto brezza leggera com'è. Facciamo un test. Vediamo su questa piccola parete. Se facciamo direttamente qua. Forse brezza marina qua. E Fernbus. Fernbus e Rebus. Rebus Rebusandum. Con l'autobus ci stiamo capottando. Ebbene sì, Fernbus 08. Oh, ma sto secchietto. E dando sto piccolo bidoncino qua. Ci ho fatto quasi la parete qua. Ah, però. Nel tuo canale, ma hai l'affiliazione, l'hai già ricevuta? Perché ora non vorrei sbagliare, ma se non sei affiliato di Twitch non ti fa inserire i VIP. Allora dovresti ancora attendere che devi arrivare prima all'affiliazione, poi dopo ti sblocca diversi comandi. Basta che vai nelle. Ora non mi ricordo in che punto sta. Comunque ti dice direttamente. Direttamente Twitch ti dice. Quando puoi sbloccare la funzione queste per i comandi VIP, ma se mi sbaglio comunque ci vuole l'affiliazione. Allora, questo con me. Allora, bianco, crema, 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 grigio. Potrebbe essere un grigio. E insù. Allora, qua, arrivato a sto punto. Fa male una cosa. No, non sta bene. Troppo alto. Cioè, troppo basso. Più corto. Tulipani. Forse tulipani. Interruttore? Ui, qua manca l'interruttore. C'è. No, non è così. Ah sì, ci vogliono per forza queste qua. Uno qua. Questo dove sta? Questo qua, quindi più o meno qua. Interruttori, e qua ci vogliono un bel po' di interruttori.
Allora, prendiamo quello là, moderno, elegante, qua. Dimmi. Qua mi sono scordato di mettere. Mi sono scordato di verniciare qua. Adesso ho visto Fenbus, scusi ma la sai, su sto gioco qua ci sono dei momenti in cui un po' quando sto accanito come si dice in gergo alle pendici del Monte Cucco nasce la società Agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Allora, ha letto, sì. Perché si blocca nel senso che va in, diciamo, crash per intenderci. Crash, che non si muove più. Devi riavviare il gioco da in crash. Hai provato a vedere se hanno rilasciato qualche aggiornamento? Così, la prima cosa che mi viene in mente è vedere se hanno rilasciato un aggiornamento, perché tante volte rilasciando un aggiornamento ti fanno delle versioni, ti ritrovi insomma che stai impallato. Ecco, forse anche questo può essere. Ok, quindi diciamo che ipoteticamente è aggiornato. E non so se su console ti fa fare il controllo dei file dell'installazione per vedere se eventualmente uno o più file si sono corrotti, nel senso che magari non funzionano come si deve e quindi ti danno questo. Ti creano questo problema qua. Non essendo un esperto, potrei dire la prima cosa: almeno se mi capita qualcosa del genere, io che sto su PC e c'ho Steam, mi vado a fare il controllo dei file, che praticamente è una funzione che c'ha Steam, che è incluso, che fa la verifica. Eventualmente poi c'è qualche file danneggiato dovuto. Che ne so, tipo a uno spegnimento non fatto in maniera corretta, cose del genere. Chiusura del gioco, lui praticamente fa la correzione automaticamente. Quindi dovresti provare a vedere. Non ti dico di installarlo da capo. Oddio, ma tu il gioco se ce l'hai su disco fisico, quindi su CD, DVD, oppure come me lo hai preso con una chiave digitale, quindi scaricato direttamente dal sito della Giants. Con la chiave digitale, ok, quindi. Ok, allora dovresti provare a fare una cosa, ma non conosco l'Xbox. Su PlayStation 3 c'era una funzione che faceva tipo verifica installazione, una cosa del genere. Devi vedere se c'è una funzione che ti permette di poter fare la verifica dei file di installazione e verificare se eventualmente qualche file è danneggiato e quindi
da reinstallare. Purtroppo non essendo un esperto di console non saprei dirti, quindi vedi se nelle funzioni. Permesso 08, ha appena brindato con 10 caffè. Grazie mille, c'è 10. Grazie Fernbus, approfitto per fare un buon sorsetto d'acqua. Grazie per i bitterozzi. L'unica cosa ho detto, devi provare a vedere se c'è qualche funzione sulla console che ti permette di fare il controllo dei file installati. Se te lo riesci a far fare, allora sei a cavallo e quindi puoi fare la verifica. E in base a quello poi dopo potresti eventualmente riuscire a trovare la soluzione al problema. Abbastanza piccolino, ah, è questa qua. O al limite se sei, se hai il PC o dal cellulare, vedi se utenti della console, quindi che ne so, Xbox di un certo modello hanno avuto il tuo stesso problema e magari ti dicono se c'è eventualmente una soluzione. Non saprei dirti perché, ti ripeto, non avendolo su console, non avendo un'esperienza console, non saprei, diciamo così, come meglio indirizzarti. Altrimenti, dovresti, la tua connessione è abbastanza veloce, nel senso che se tu volessi disinstallarlo e reinstallarlo un'altra volta, diciamo così, ti permetterebbe più o meno in tempi ragionevoli, diciamo che i tempi che ti servono a te per riscaricare e riinstallare un'altra volta il gioco, perché altrimenti dovresti provare a fare così. Allora, vedo un attimo se trovo qualcosa qua su Google. Allora, FS22 Freezing Xbox. Vediamo un po' se trovo qualcosa. Ah, Fernbus, a proposito. Allora, qua dice che potrebbe esserci qualche mod che potrebbe andare in conflitto. Prova a vedere se creando un profilo liscio, quindi senza installare mod, se andando in multiplayer ti vai in freezing. Se ti va in crash, allora potrebbe essere il gioco eventualmente da reinstallare. Se eventualmente, diciamo così, ti funziona, allora di quelle mod che tu utilizzi, ne installi una alla volta e vedi se ti fa reggere il gioco. In base a quello poi dopo,
Vedi, e quindi vai per esclusione, ecco. Aspetta, c'è via latte che non l'ho mai utilizzato questo. Mi sembra un po' più scuro. Vediamo un po'. Non è che mi piaccia tanto sto colore. Leggermente ha una tonalità neutra, però diciamo che è accettabile. Ok, la famiglia gradualmente si sta avvicinando, quindi mo vuol dire che ci stiamo avvicinando sempre di più alle loro esigenze. Ok, visto che abbiamo preso questo. Ancora un sacco di zozzeria alla terra. C'è un po' di non so che cos'è, fammi pulire prima che mi scorto e dopo gli acquirenti. Oh. Anche gli acquirenti qua, anche le persone interessate ovviamente hanno iniziato a gradire molto di più l'opera. House Flipper, gli sviluppatori hanno apportato a molti miglioramenti, molte migliorie. Ovviamente il gioco di per sé è già abbastanza pesante, quindi hanno in qualche modo ottimizzato un po'. La grafica, e poi vabbè, hanno aggiunto nell'ultimo periodo, hanno aggiunto anche la possibilità di poter creare, mettere porte e finestre in ambienti dove non ci sono. Allora, qua ho fatto, questo è il bagno, questo mi sa che è finito. Ah no, ci sta ancora, ok. Mi sembra. Una cosa che
poi farò presente anche agli sviluppatori. Sarebbe quella di avere una vernice con i glitter all'interno. E da premettere ovviamente che rispetto a qualche anno fa il gioco è decisamente tutta un'altra storia, come diceva il grande Pino Daniele. Hanno fatto degli ottimi passi da gigante, ma ovviamente quest'ulteriore ajout, come dicono i francesi, potrebbe portarla ancora più in alto. Questo gioco ovviamente sicuramente vedere un po' di glitters. Sarebbe qualcosa di interessante, di wunderbar. E devo essere sincero, il tempo qua su House Flipper vola. Vola nel vero senso della parola, perché è passato giusto giusto un'ora abbondante, 1 ora e 20, e qua in 1 ora e 20 abbiamo fatto veramente pochissimo. Quindi effettivamente sto gioco è parecchio impegnativo. Allora, qua l'abbiamo sistemato, qua pure. Qua pure, il bagno. Allora, il bagno vorrei farlo, vabbè, a parte che vediamo se posso mettere una finestra. Allora, qua noi già facciamo, ok, una parete interna, però qua ci sta. Vediamo un finestrino, se si può mettere alto. Finestra, eccola qua, una finestrella stretta, non apribile, ma va bene così. Aspetta, allora, com'è? Pareti, pannelli, no, porte. No, finestra, ok, eccola qua. Allora, questo è nero, bianco, legna, il vetro. Ah no, ma questa è quella là dietro. Sapele. Questo è il davanzale all'esterno. Lasciamola come sta prima. No, mi sa questa. Allora, se io volessi spostare. Allora, facciamo così. Abbiamo installato il finestrone. Allora, mo qua. La doccia, vediamo un po' se ci entra la doccia, altrimenti immettiamo qualche altra cosa. Allora, impianto, doccia, eccolo qua.
forse ci va. Noi ne prendiamo una bella compatta. Allora, prendiamo una bella doccia. Eccola qua. Questo quanto è largo? No, mi piace. E ora comincia il dilemma. Quando si deve installare la doccia è sempre un problema in questo gioco. Alla fine ripieghiamo sempre per la standard, anzi la classica. Oh, via. Allora, poi ci mancava il radiatore. A proposito di radiatore, qua sotto non ci va. Quindi intanto accendiamo un attimo la luce. Allora, qua io voglio mettere un colore un po' particolare. Vediamo un po'. Ah, com'era che... pannello, ah, IK, eccolo qua. Non l'ho mai utilizzato in un bagno. E speriamo che partino bene. Allora, vediamo un po' come stanno in questi bagni. Qua non si apre la doccia? No, ok. Allora, mo arrivato a sto punto, acquistiamo una scala per forza, così avrei dovuto farlo per pensarci prima. Va bene così. Allora, mo saliamo, ecco qua, e ci andiamo a sistemare. Abbiamo le braccia bioniche. Oh, interessante, sembra caruccio. Non è proprio il massimo dell'estetica, però sembra una baita morena sotto questa luna piena. Aspetta, però qua volevo fare l'impianto. Devo fare l'impianto, vediamo un po' se mi fa. Allora, mettiamo il radiatore. Aspetta un attimo. Radiatore là non ci entra. Vediamo. Sarà. E infatti non ci entra. Radiatore si è messo là, vediamo un po', asciugamano, è un po' strettino sta bagna effettivamente. Forse abbiamo risolto un gran problema. Il radiatore. Forse riusciamo a posizionarlo là. Allora, questo lo metterei qua. Perché poi, se riesco, devo anche mettere lo specchio là, sicché tocca. Ah,
un metro per due, no, ce n'era un po' più corto. 0,25 x 0,25. Vicino, massimo, questo voglio metterlo qua davanti. Si specchia. Non va bene, troppo piccolo. Caha. Amico, ti scrivo. Aspetta, no, deve essere bianco, effettivamente è una cosa un po' vintage. Allora continuiamo con l'installazione, vediamo un attimo come viene, se me lo fa installare. Stiamo creando una specie di struttura rustica. Diciamo così, un po' come i rifugi di montagna, quei bei rifugi di montagna. Quelle belle case che si trovano nel nostro bel paese. Cosa molto bella che hanno fatto gli sviluppatori è proprio il fatto di permettere di poter installare. Wow, per uno non ce l'ho fatta. Di installare finalmente una finestra extra. Ecco qua. Non male. Ok. Ma dobbiamo mettere il radiatore qua. Ovviamente quello piccolo perché l'ambiente è di dimensioni ridotte, quindi di conseguenza non c'è bisogno di avere cose molto grandi. Allora, sospensione, vediamo un po'. No, quella è mobile. Mobili, ecco qua. Qualcosa che si appende, non questo, qualcosa di più piccolo. Questi sono angolati, 60 centimetri. Mi sembra cedro? No, vediamo un attimo il mo. Quell'altro là, olmo americano, vediamo un po', troppo chiaro. Molto chiaro. Diciamo che mettiamo qualche mobiletto più in alto. Oh no. Ah, ma adesso sono pensi. No, allora non vanno bene. Allora, e niente qua. Mo metto l'asciugamano. Allora, allora, mettiamo questo qua. Qua non c'è sta spazio. Allora, la devo mettere un porta asciugamano a proposito. Questo mi sembra anche l'asciugamano. Asciugamani. Un'altra devo metterla qua. Da fastidio. No, allora il phon, ovviamente. Beh, ho messo il phon qua.
No, vabbè. Allora, diciamo che tutto sommato il bagno non c'è male. Allora, questo 10 che hanno sono 3 bambini e una nonna, quindi 1, 2, 3 e 4. Ok, quindi 3 figli, la nonna e la stanza dei genitori giù. Perfetto, ok. Allora iniziamo da questa stanza qua. Letto singolo. Amareno, faccio, mi piace questo qua. Allora, dove lo metto? Oh, finalmente è salita la famiglia in alto. Radiatore. Questo però, questo quartiere non ci va. Vorrei spostarlo, ma poi vediamo dopo. Allora, radiatore. Charles, faccio. Finalmente la famiglia è salita in alto. Scrivania. Sempre qualcosa di scrivania con cassetto. Allora, supporti così. No, meglio scuro lì là. Faccio, se non ricordo male. Qualcosa di simile, più chiaro. Però questo qua non sta proprio benissimo. Questo lo sposterei qua. Allora, sedia. La scrivania con cassetto, ok. Ah, mamma, questa qua ci vuole ovviamente. Allora, qua mo devo mettere un bel tappeto a terra. Ah, sedia. Sedia da scrivania. Se la trovo. Sedia d'ufficio che sembra mia ed è piccola. Cerchiamo di mettere, fare le camerette uguali. Poi dopo ritorniamo. Allora, questa grande è per la nonna. Stessa cosa qua. Quindi prendiamo il letto. E lo piazziamo qua.
Armadio, la scrivania vorrei metterla qua dietro. Scrivania, la mettiamo qua vicino. Così è più semplice anche per me creare le stanze per i ragazzi. E forse finalmente sblocchiamo. Dopo oltre 2 anni di gioco qua, sblocchiamo finalmente l'achievements. Ecco qua. Sotto il muro, bisogna accostarlo un pochettino. Ecco qua. Cosa manca? Scrivania l'ho messa. Ah, il radiatore, beh, giustamente. Allora, questo lo mettiamo qua. Alle pendici del Monte Cucco. Ma agricola Dio i piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono dati anche allo svezzamento dei più. Allora, qua, boh, dopo ci torniamo. Allora, abbiamo fatto due camerette. Aspetta, 1, 2, qua che ci abbiamo messo. Ok, la terza per i ragazzi. Quindi iniziamo ad installare il radiatore. E se siamo fortunati, riusciremo anche a Alle pendici del Monte Cucco nasce la società Agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I piani bio. I piani bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Ci mettiamo un po' di scrivanie così, ragazzi. Finalmente potranno studiare bella in santa pace. Ecco qua. Allora, io le 3 camere le abbiamo fatte, quindi mo scompisciare dalle risate come se fa, perché tu sei Fernabus. Oh yes, oh yes. Ogni tanto mi ricordo pure che ci sono i jingle. Allora, qua queste che ma cambierei. Allora, qua possiamo vedere un attimo il pavimento, che effettivamente è un poco pannelli. Noce, un bel parquet per i ragazzi. Un bel parquet di colore chiaro qua. Cambiamo il parquet.
Il parquet. Le parquet. Le pourquoi. Allora, quasi quasi cambierei proprio tutta la pavimentazione qua. A questo piano qua. Allora, poi ci rimane da fare la stanza della nonna qua e mo la nonna, siccome è nonna e sembra nonna, in che senso mi dissocio? Allora, da cosa ti dissoci? Detto letto. La nonna è sempre la nonna e quindi alla nonna facciamo una stanzetta. Oh no, sei d'accordo con me? Come si dice da queste parti, nonna è la nonna. Quella che è praticamente qualsiasi cosa accade, non ne può dare sempre ragione. Allora, questo è l'unico posto dove lo posso mettere qua. Allora no, la trattiamo bene, la trattiamo. Allora, lo specchio. Allora, c'era, come si chiama? Questo Hermes. Eccolo qua, toiletta. Aspetta, però questo è troppo scuro. Ecco qua. Voilà. Hermes, Hermione. Allora, qua noi le facciamo una bella camera alla nonna. Allora, mo qua il tavolino da notte, facciamo tutta la linea Hermes con un altro modo. Ma c'è un letto Hermes. Tavolino da notte. E quasi quasi. Prendo proprio tutta la collezione Hermes. Eh sì. Hermes. I piani bio. Mangio bene anch'io. Oh, la nonna c'ha una bella camera, una signora cameretta. Ok. Il tavolino. Mo mette. Ah, i tappeti, giusto, giusto. Alla nonna bisogna stendere il tappeto rosso. Eccolo qua, il tappeto rosso per la nonna. Allora, vediamo un po' quanto è grande questo. Vediamo un po'. Questo qua. Almeno la nonna quando scende dal letto
Non si congela i piedi. Poi mettiamo il puff. Che non è il puffo. Ma sono questi. Queste specie di sedili. Lo spostare. Ah, qua manca il radiatore, manca, ovviamente. Eccolo qua. Sempre piccoli radiatori, ovviamente. Ita, puoi digitare un attimo il comando punto esclamativo inno zappa, tutto attaccato per cortesia. Vorrei vedere un attimo una cosa, se mi fai questa gentilezza. A zappa sto, porta la zappa sto. La zappa storta, Maurizio, Max, Luigi. Oh yes, oh yes. Ok, grazie. No, perché prima non era partito e mi sono un pochettino allarmato. Ho detto, vuoi dire che non funzionano un'altra volta i sound alert, che li devo risettare un'altra volta. Mi ha preso un coccolone. Grazie Congo per la collaborazione, capa capa. Che dici, la camera della nonna? La nonna sarà contenta della camera. A proposito, però nonna, alla nonna le piacciono. Dobbiamo mettere qualcosina in più. Alla nonna. Ci vuole qualcosa. Vediamo un po', una bella piantina. Dov'è? No, dico pure perché ha sempre viziato tutti i nipoti, allora almeno una le dà il meglio che si può dare, non che agli altri, però diciamo a nonni a non. Allora, vediamo un po'. Ecco, una bella scatola di cioccolatini. Perché questo? Oh, ecco qua. Nonna, tutti per te. A nonne, a nonne. Allora, abbiamo lasciato anche una piccola dolce sorpresa. Esatto, sì, Ita. Infatti, te ne accorgi che solitamente c'è scritto nell'angolino in alto a destra, se tu guardi c'è scritto proprio replica, e poi se lo guardi da PC invece te ne accorgi che praticamente sulla sinistra vedi a fianco al nome, vedi come una rotellina e una freccia, quella la indica che è una replica. Quindi qualsiasi streamer che vedi quella rotella che gira, allora sai che è una replica. Però sì, di sera, soprattutto in un orario un po' più tardo, diciamo, non vado in diretta. Solitamente a quell'ora magari sto guardando le live di qualche amico streamer, che sia Zappa, che sia Fernbus, insomma. Allora, qua andiamo al questo qua. Oh, questo è enorme. Qua non ci va. Eh no.
Allora, qua metterei un metterei che cosa? Niente. Niente. Oh, però sta casetta non è male. Allora, la cucina stava qua. Pupazzo mi pare si chiama. So. Eccola qua. Allora, il giallo. Grande Giove. 1.21 gigawatt. Allora, bella. Allora, questo c'è il piano cottura. 2 metri. Allora, dettagli dorati. La zappa sto porta. La zappa sto porta. La zappa storta, Maurizio, Max, lui c'è. Oh yes, oh yes. Maurizio, Max è sempre lui. Oh yes, oh yes. È perché questi qui li gestisce un altro software. Gli altri invece, Sound Alert, quelli altri là, partono da un sito internet, quindi non ho capito perché oggi non parto. Stamattina pare che sono andati pure, fra l'altro, e invece oggi niente. Questo non sta bene qua. Non mi piace. Pupazzo di neve. Isola chiara. Pupazzo di neve. Isola chiara. E mo ci metto i cassetti questi qua. Sì. Allora, supporti dorato. Ok. E tu? Però sto pupazzo di neve è bellino, eh? Non male, perché allora qua angolo, eccolo qua, mobile d'angolo, ma questo non va però qua, eh? Vediamo un attimo. Aspetta un secondo, vediamo se questo ci va, perché così mi prolungo la cucina. Oh, così la nonna potrà divertirsi a far leccare i baffi ai nipotini. E quando la nonna chiamerà nipoti, la nipoti, venite a mangiare, è pronto? E diranno i nipoti, sì, andiamo al ristorante, andiamo dalla nonna, ristorante la nonna, il ristorante più buono del mondo. Corri, corri! Sì, sì, sì. Ah, però mi manca frigo. Ecco, ci vuole quella di incasso. Se c'è da 60 centimetri. Gustum. Gustum. Aspetta, perché legno bianco. Porto di rosa pastella, no aspetta, rosa pastella ci sta qua, noce no, legno bianco, beh questo si può pure fare,
un contrastino con la parete. Mo qua ci vuole un bel tavolo grande. E poi qua c'è ancora. Quella è una pubblicità vera, comunque. Vita, l'ho fatta. I piani bio, se basta che digiti sul link e visiti il, puoi visitare anche il sito internet. È un'azienda agricola che produce prodotti alimenti biologici. Quello veramente no, è un'azienda vera. Tavolo, e qua ci vuole un bel tavolo grande, se ci sta, se ci entra. Tavolo enorme, eccolo qua. Così la nonna con i nipoti si fanno delle belle mangiate qua. E quando cucina la nonna, sono nonni tutti. Wow. Allora, la nonna ci vuole questa sedia qua, ci vuole la nonna, ha sempre ragione. Arancione ci sta, beige, troppo. Caffè si avvicina, sì. Alla nonna piacciono le sedie, quelle lì, sai, anonime. E io vado! Ah, è bello, allora offri tu. A proposito, qua ci manca pure il televisore, ci manca. Ehi, giusto molto. TV, eccolo qua. Offri tu allora, paghi tu tutte le spese della casa. Oh, perché è sceso? Io ho fatto di tutto per... Allora rimettiamo il televisore. Ma non ho capito cos'è che ha fatto scendere il... Due bagni, ah ok, due bagni, ma ci mettiamo subito il secondo bagno, via via. Subito, subito, signor, non vi preoccupate, ci penso io. Signor, signor, non vi preoccupate. Pitture, beh. Allora. Vediamo qualche altro. Ah, colorava questa. Pure bellino come colore. Ho la vaga impressione che devo andare a modificare la stanza della nonna. Mi sa che devo mettere il letto singolo a posto di quello matrimoniale. Che alcuni acquirenti hanno fatto. Esatto, 1.21 gigawatt. Gigawatt. Ok. 1.21 UC, eccolo qua, compatto questo in stile marmo. GG robot d'acciaio. Ui, ma qua funziona la luce. Ah, meno male, qua manca lo specchio.
Ma la prima cosa che non si ho notato è lo specchio che manca. 2 metri, troppo. Possiamo anche spegnere qua. Allora, qua che ci vuole la vasca. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso. Una hit di Alex Britti. Eccolo qua. Oh, issa. Oh, issa. No, in realtà i soldi che ho li ho guadagnati facendo man mano le varie missioni. All'inizio, infatti, il gioco ti fa fare prima le missioni e poi dopo ti fa fare questo lavoro che sto facendo io, di acquistare le case, le restauri e poi le rivendi. Infatti, settimana scorsa, il periodo natalizio, appunto, ho fatto una missione nuova, che in pratica c'erano da fare dei lavori in una baita, in una casa piena di neve, praticamente. Oh, via. Porta asciugamani. In realtà in questo gioco non puoi cheatare, o meglio, non puoi imbrogliare, perché è tutto legato a ciò che fai. Acquisisci punti esperienza, ad esempio, nel giardinaggio, e quindi devi andare a controllarti i giardini. Quando inizi le missioni, devi assicurarti che non ci siano erbacce, tutte queste cose qua. Quindi diventa, per certi versi può sembrare banale sto gioco, ma banale non lo è. Allora, qua porta carta igienica. Questo qua, mettiamo questo qua, che magari se c'è qualcuno che è un poco più disattento qua. Allora, qua, allora, sì, qua facciamo l'altra camera dei genitori. Allora, il letto potrei metterlo qua, armadio qua. Vediamo un po' l'armadio. Se ne trovo uno che va giusto giusto là dietro. Charles, no, ma armadio elegante, sì. Amareno. Guarda, questa stanza la facciamo tutto color amareno. Allora, mo, letto matrimoniale. Allora, questo però mi sembra molto largo. Ah no, questo può andare, vediamo un po'. Mi deve far cambiare.
il colore del diamo cuoricino qua amareno, poi dettagli, allora le decorazioni. Questo. Ok, Ita, grazie per essere passato in live. Grazie per la lunghissima e piacevolissima compagnia. Ti auguro una buona continuazione di serata. E tanto poi io, tra poco pure io. Penso un'altra mezz'oretta e poi dovrei terminare la mission. Thank you al mitico. Mitico Miticus Ita 2165. Allora io direi che c'erano. Sapele. Ok, allora questo modo ve lo metto. Allora qua potrei metterlo così. Qua va troppo sotto. Ecco qua. Mettiamo un bel radiatore, eccolo qua. Ok, allora qua come ci manca? Hermes, quello con lo specchio. Eccolo qua, toiletta Hermes, amareno. Devo metterla qua per forza sta console qua. Hermes, ci abbiamo anche i comodini e mettiamo i comodini, eccole qua, un po' come la stanza della nonna, solo che stavolta qua non abbiamo messo tutti tutta la mobilia Hermes. H, poi cos'altro ci manca? Ah, il tavolino, sempre questo. Questo dove lo metto? Bella domanda. No, sta troppo davanti alle scatole. Puff, fa puff. Poi ho scritto puff. Eccolo qua. Qua direi di prenderlo. Questo qua. Uno. Sì. Ci metterei una bella foto sulla testa del letto, sulla testata, anzi. Visto che siamo, no, è troppo piccolo. Visto che siamo in clima ancora invernale, un po' di. Però non ho capito una cosa. Perché questi mi stanno. Questa famiglia qua dice che mi hanno addirittura. C'era quasi riuscito. Allora intanto però andiamo a modificare un attimo la stanza della nonna.
Qual è mo? Eccolo qua. Allora, mettiamo il letto singolo. Singolo. Ho la vaga impressione che lo abbia visto come un letto matrimoniale, quindi due letti. Oh, vai! Ottimo! Abbiamo risolto il problema della famiglia, perfetto. Così sblocchiamo anche l'achievement. Allora, qua io direi di mettere una scaffalatura. Eccole qua. Facciamo una specie di dispensa. E speriamo che finalmente possano acquistarlo loro, perché la famiglia dov'è? No. Già. Un po', mettiamo la casa all'asta e vediamo poi cosa accade. Accettiamo. Ah, cagnes. Allora, pareti senza gradini. Non ci sono camere destinate ai bambini, ma come se ce ne stanno. Vabbè, dai. Ok. Oh, mi sono scordato di sistemare lì, mancanza di tempo per appena. Abbiamo fatto un lavoro discreto, ma e allora approfitto per ringraziare tutti quanti voi per la lunga compagnia che mi avete tenuto durante questo pomeriggio barra sera qui su House Flipper. L'appuntamento è per giovedì prossimo. Questo video sarà disponibile su YouTube sabato alle 12. Per voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch, la programmazione continua, mentre invece per voi che siete in questo momento in diretta, vi chiedo la gentilezza di attendere fino al termine della live. Farò un ride ad uno streamer.
sto preparando un attimo il ride. Un po' di pazienza e arrivo subito dopo. E allora, ecco qua, ringrazio tutti quanti voi, ringrazio Fernbus per i bit, ringrazio Aita 2165 per i saluti, per avermi fatto compagnia, ringrazio anche l'amico Drift 3131 e tutti quanti voi che siete entrati in questa live e vi siete anche fermati semplicemente per qualche minuto. Quindi l'appuntamento è per la prossima settimana. Io vi saluto come sempre e ci vediamo poi domani mattina, come tutte le mattine dal martedì alla domenica, con Farming Simulator 22. Detto questo, io vi saluto. Thank you so much everyone, merci beaucoup a tous e state buone, ciao a tutti.